Albi, ma cosa dovevi dirmi? Edo, ti ricordi quei 150 euro che mi dovevi? Ne ho assolutamente bisogno. Ma non credo che i soldi poi non è che siano così difficili, non è facile. Che sono 50 euro, non credo che siano così tanti soldi, ecco. Ha fatto una cosa... Ma che coini di Dara e Berto, Martina, ecco. Ma non ci sia anche dopo i soldi, quindi non credo che poi sia così facile, non è difficile, ecco. Ah, va bene, tu scusa, fai finta. No, ma figurati. Tutto a posto. Guarda. Ciao, ciao, a presto. Scusa, cosa stai facendo, Signor ragazzo, mi stai tradendo con questo peluche, tra l'altro. Ma ho fatto solamente due paure, un po' di euro, un po' di coini, a fare la mano di Eriberto, non a fare qualcosa. Mazia. Allora, no, diceva anche due parole, ecco. Ma stavo raccogliendo anche un po' così, ha fatto tutto, ecco. Ah, ok, scusa, no, non avevo capito, però se la metti su questo piano, scusa, ci vediamo a casa, poi magari, ciao. Dai, ci vediamo dopo. Sì, ciao. Ciao. E certe volte sfruttare su delle sconfitte di questo tipo si costruisce qualcosa di importante. Oh, grazie mille Albi. Non ti preoccupare. Edo, ma questa riga non c'era prima? No, questa riga non è niente. Ha fatto una cosa alla macchina, ha fatto una pallonata di Eriberto. È stata una cosa che ha fatto così. Ha fatto così. Allora, anche grande. Anche grande ha fatto una cosa, anche un po' così, una cosa anche un po' estetica, ecco. Ah, fa niente, vai tranquillo, quando ti serve. Ma figurati, grazie ancora. Ciao, bello. Grande, ciao. Ma adesso per con due o tre giorni di squalifica, anche per loro possono fare quello che vogliono. Come sì. Potete parlare di altre cose, ma non offendetevi nel dirmi che non so di cazzo, Nigga, pass that the bottle, damn. Chi è che le dice che lei non sa di calcio?